Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi andremo a parlare di quelli che saranno i trend di primavera di quest'anno. Finalmente, scusatemi, avrei dovuto fare questo video secoli fa, ma non ho proprio avuto tempo né di guardare quali sono i trend e quindi né di informarvi e fare insomma ricerche riguardo a questa cosa, né di filmare il video. Quindi perdonatemi, arrivo un po' in ritardo, sono persone che hanno fatto questo video ormai mesi fa qua su YouTube, però arrivo io, vabbè, in ritardo, scusatemi. Quindi questo video sarà per le ritardatarie come la sottoscritta. Allora, io se guardo ogni tanto qua o se guardo il cellulare, perché mi sono salvata una lista di trend di cui voglio parlarvi, tenete conto che vi elencherò i trend miei preferiti, quelli che io adotterò. E soprattutto quest'anno ho deciso di fare una cosa diversa. Anziché prendere soltanto i trend visti su Instagram o i trend visti alle sfilate, ho deciso di fare un misto. Quindi metterli insieme, cercare di vedere cosa possiamo prendere dalle sfilate, cosa possiamo prendere dallo street style e metterlo insieme. Al tempo stesso vi mostrerò quelli che sono i trend che mi piacciono di più. Vi parlerò poi di un paio di trend che invece mi entusiasmano di meno, però insomma ve ne parlerò più avanti. E soprattutto quest'anno ho deciso di dividere i trend tra trend abbigliamento e trend borse, quindi arriverà un secondo video in cui parleremo dei trend delle borse di quest'anno. Allora, cominciamo subito con i colori che ci saranno quest'anno in primavera e estate. I colori di quest'anno, quelli che ho selezionato io e che adotterò nel mio guardaroba, sono il lilla e questo azzurro. Perdonatemi, non mi sono informata esattamente su qual è il nome specifico di questo azzurro, però ho visto che ce ne sono diverse varianti. C'è più tipo una sorta di ceruleo, poi un azzurro baby, insomma ce ne sono diverse. Comunque azzurro e lilla sono due colori che andranno tantissimo. E tra l'altro questa è una cosa che non solo si è vista tanto marchi tipo High Street, quindi Zara, Bershka, Stradivarius, eccetera, ma si è visto anche tantissimo nelle sfilate. Infatti sono andata a farmi degli screenshot delle sfilate che ci sono state, per esempio questo lilla è di Elisabetta Franchi della sfilata primavera estate 2021, quindi di quest'anno. Anche questo è della sfilata di Fendi, quindi anche qua abbiamo dell'azzurro. Poi abbiamo dell'azzurro di un altro genere, quindi un altro, è più tipo menta questo colore, almeno dalla foto sembra menta, nella sfilata di Miu Miu. Quindi in realtà questo azzurro e questo lilla ci sono tanto e quindi li vediamo sia nelle sfilate sia nei negozi d'abbigliamento, diciamo, che a cui tutti noi abbiamo accesso, perché non so quante di voi possono permettersi, ecco, un vestito di Fendi da qualche migliaio di euro. Io personalmente non posso, quindi diciamo che cerco di trovare i trend dalle sfilate e portarli poi nell'high street, quindi diciamo che questo è l'obiettivo di questo video. Questo diciamo che è il trend principale. Tenete conto che io assolutamente abbraccio in toto questa cosa, anche perché sono un amante dei colori pastello da sempre, lo sapete se mi seguite da un po' di tempo e dall'inizio del blog o del canale, sapete che io ho sempre adorato i colori pastello e i colori pastello sono esattamente il motivo per cui ho deciso di dire di no all'armocromia, nonostante io abbia fatto e pagato anche la consulenza. Quando ho realizzato che avrei dovuto abbandonare quasi i colori pastello, comunque abbinare dei colori che proprio no, alla fine ho detto di no. Quindi semplicemente i colori pastello sono il motivo per cui io ho deciso di abbandonare in toto l'armocromia. Comunque al di là di questo volo pindarico, torniamo ai nostri trend. Allora, secondo trend che io avevo cominciato a vedere prevalentemente su Instagram e su YouTube, però poi ho fatto caso che in realtà si tratta di un trend che si vedeva anche nelle sfilate. Diciamo che prevalentemente io ho visto questo stile nelle sfilate di Chanel. Quindi nelle sfilate di Chanel si vedevano questi completi in tweed, che in realtà non penso sia una novità, quindi mi direte: Silvia, hai scoperto l'acqua calda dei completi di Chanel? Però effettivamente quest'anno ci sono delle cose che sono state scopiazzate brutalmente dalla sfilata di Chanel della primavera estate di quest'anno. Infatti se guardate, vabbè, poi vi metterò le foto, comunque questa foto c'è questo completo con questo pantalone, insomma è uno shorts sopra il ginocchio, e questa giacca di tweed, ragazzi, che è identica a quella proposta da Zara. Ce n'è una sul sito di Zara identica a questa, e stesso discorso per quest'altra, in cui si vede questa giacca che però penso sia, adesso non si capisce bene il colore, sembrerebbe rosa e grigia,
mi sembra rosa e grigia, però la fantasia del tweed è identica al blazer di Zara. Avete presente quel blazer di Zara azzurro che ho postato su Instagram e che ha fatto impazzire tutte, inclusa la sottoscritta. Infatti io ho comprato non soltanto il blazer ma anche il top abbinato. Ero tentata anche per la gonna, ma poi ho detto dove vado con la gonna, e quindi ho detto rimaniamo sul blazer e il top. Quindi sappiate che questa roba è stata scoppiazzata dalla sfilata di Chanel, ed è probabilmente questo, anche se magari nessuno lo sapeva. Di coloro che hanno comprato questo blazer, nessuno sapeva che arrivava dalla sfilata di Chanel, ma un po' di vibe l'abbiamo sentita, secondo me. Quindi questo trend appunto del tweed, anche del completo in tweed, perché per esempio adesso vi metterò qualche foto magari che si vede prevalentemente su Instagram di questi completi in tweed dai colori pastello, tra l'altro. In realtà ci sono anche normali, ma ci sono anche color pastello. Questo mi ha fatto impazzire. E non soltanto completi in tweed, quindi tipo blazer o giacchetta e gonna o shorts che potete trovare sia per esempio da Lumina ma anche da Zara. Io per esempio ho acquistato anche un completo che cercavo da una vita, da Lumina, marchio Lumina. Ho preso questo completo di blazer con panciotto e pantalone un po' largo sotto, diciamo, non è proprio un palazzo, è tipo, credo sia un pantalone tipo zampa d'elefante quasi. E cercavo un completo del genere da veramente tanto tempo, dall'epoca in cui ho visto Un piccolo favore con Blake Lively, che aveva questo completo col panciotto pazzesco. E poi ho visto un completo simile in Ocean's 8, mi sembra che lo indossasse Cate Blanchett, e aveva questo completo azzurro bellissimo, ragazzi, me l'ho innamorata totalmente. E quindi niente, questi sono due trend che io abbraccio in toto, ho già fatto un sacco di acquisti, quindi aspettatevi, quando mio marito arriverà qua con i miei acquisti vi farò vedere tutto. Un trend che in realtà non è neanche più un trend, ormai è una cosa che portiamo avanti, ci stiamo strascicando da un sacco di anni, sono i blazer. Quindi quest'anno, se vi piacciono i blazer, sappiate che potete veramente trovarne di tutti i colori. Si trovano, ripeto, sia sulle sfilate sia nei siti web, insomma, tipo High Street e quant'altro, e anche insomma nei marchi low cost. Quindi quest'anno ho deciso di proporvi un po' tutto, anche perché quest'anno situazioni economiche sono un po' quello che sono, e quindi va bene sognare, parlare di Chanel, però al tempo stesso dobbiamo anche tenere conto di quanto possiamo spendere per queste cose, e quindi per questo ho deciso di proporvi anche marchi più low cost. Ecco, questo è un altro completo anche che c'era nella sfilata di Chanel, e questo è anche questo in tweed. Poi parliamo invece di un trend che in realtà più che un trend sono semplicemente dei vestiti che io amo, amo, amo tantissimo, adoro. Sono i vestiti in stile Zimmermann. Allora, i vestiti in stile Zimmermann, sia di Zimmermann che di non Zimmermann. Io per esempio ne avevo trovati sia alcuni da brand low cost in negozietti, insomma, italiani, neo brand, sia sul sito di Rivel Island, e poi mi sembra di aver trovato anche qualcosa di simile. Aveva fatto qualcosa di simile anche H&M, queste cose con queste maniche molto pompose, molto larghe. Tenete conto che è difficilissimo trovare un vestito che assomigli ai vestiti di Zimmermann, perché i vestiti di Zimmermann, io ragazzi, l'ho visto dal vivo, li ho provati e sono strutturati, cioè stanno da Dio. L'unico piccolo difetto è che se prendete il vestito corto sono estremamente corti. Comunque, se guardate in queste foto, vedrete queste maniche super strutturate, queste fantasie bellissime. Questa fantasia, ragazzi, mi fa impazzire perché ha i colori che adoro praticamente, quindi tipo questo azzurro, questo rosa, poi c'è quest'altro, questo corto, sempre sullo stesso stile, che ragazzi è una cosa fenomenale. Quindi queste maniche a palloncino, quindi da qui prendiamo un altro trend che continuerà ad esserci, che sono le maniche a palloncino e le spalline imbottite. Quelle non ce le perdiamo neanche quest'anno, quindi lo stile Zimmermann veramente una cosa spettacolare. Vediamo se ho salvato un altro vestito di Zimmerman. Comunque, ve l'ho postato un po' di tempo fa su Instagram e vi hanno fatto impazzire. Ho proprio praticamente ripostato tutte le foto che c'erano sul profilo di Zimmerman della nuova collezione, perché mi hanno fatto impazzire. E prima o poi un vestito di Zimmerman me lo comprerò, perché lo trovo veramente spettacolare. Poi vediamo un attimo. Ah, ecco, poi un trend che cadiamo un po' nella borsa, ma volevo metterlo anche qui perché questo è un trend che sta andando un po' da tanti anni, è la borsa mini. La borsa mini mini mini, si è vista nelle sfilate di Chanel, si è vista proprio questa borsettina piccolina, addirittura in alcuni, se non sbaglio, in alcuni look, fatemi vedere se ho, ecco qua, in alcuni look addirittura la borsa era portata come collana, cioè in questa foto qua si vede la borsa portata come collana.
collana, quindi queste borse veramente piccole piccole piccole, che quindi cade non soltanto nella borsa ma anche nell'accessorio. Ma poi insomma, quando andremo ad affrontare l'argomento borse, ne parleremo un po' meglio di questo trend. Allora, io ho voluto raggruppare un po' questi trend che erano quelli che ci tenevo diciamo ad affrontare in questo video. Spero che il video vi sia stato utile. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.